illustrando i contenuti delle misure adottate in merito all'emergenza venutasi a creare con la diffusione del batterio Escherichia coli. Questa è una nota del Ministero che arriva proprio in questo istante in redazione, che tra l'altro c'era stata anticipata dallo stesso ministro poc'anzi, che era in volo proprio di ritorno a Roma dopo la riunione tenuta questa mattina a Lussemburgo. In ogni caso, continuiamo a parlare di quella che in Germania sembra essere diventata una vera e propria emergenza. Fortunatamente ancora non ci sono dei casi in Italia. Il ministro Fazio ha tenuto nella giornata di oggi ad abbassare i toni, ad evitare degli allarmismi che sembrano di fatto essere eccessivi, come conferma la non presenza, l'assenza totale, fortunatamente, di casi sospetti in Italia. Un caso sospetto sembra essere arrivato in Canada, ma è soltanto un'ipotesi, visto che le analisi poi confermeranno o meno la diagnosi iniziale di appunto Escherichia coli. Noi, di quello che sta accadendo e se effettivamente c'è un eccessivo allarmismo, come testimoniano anche i dati relativi all'import-export di verdure e i danni prodotti nel settore ortofrutticolo da questa vicenda, ne parliamo con il professor Girolamo Sirchia, ex ministro della Salute. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, professore. Benvenuto qui sui 99.8 di Radio Yes. Grazie. Dunque, professore, come giudica la gestione di tutta questa vicenda, almeno a livello italiano, evidentemente? Ma dunque, qui l'origine di questa infezione sembra essere la Germania, quindi in questo momento è la Germania il punto su cui si deve concentrare l'attenzione per fare una ricerca epidemiologica, un'indagine epidemiologica. Per il resto gli altri paesi sono per ora esenti, quindi come si diceva prima, come lei diceva prima, l'allarmismo qui da noi per il momento è fuori luogo, però questo non significa che in Germania non si debba perfezionare questa indagine epidemiologica per capire da dove viene questo ceppo nuovo, questo ceppo, diciamo così, aggressivo. E quindi quello che serve oggi è insistere perché questa ricerca continui e si faccia anche alla svelta. Ecco, professore, a suo avviso, visto che sono trapelate una serie di notizie, inizialmente si parlava dell'origine di questo batterio, di questo virus, di questo batterio all'interno dei cetrioli come fonte dell'infezione, poi successivamente si è parlato della possibilità che lo stesso risiedesse all'interno dei germogli di soia, e adesso questa sera torna di nuovo in voga l'ipotesi che possa essere contenuto all'interno addirittura della carne. Questo ha portato poi a delle flessioni anche nei mercati, con ecco, appunto un aumento dell'importazione soprattutto di ortaggi, di frutta e verdura dall'Egitto ai paesi dell'Unione Europea. Come è stata gestita, secondo lei, a livello mediatico questa vicenda? Magari non sarebbe stato più opportuno non far divulgare queste informazioni, almeno fino a che insomma, la Germania non ne aveva la certezza? Ma guardi, idealmente lei ha ragione, però mai si realizza questo, perché non appena sorge questo problema, io mi ricordo la SARS, all'epoca io gestii la SARS e fu esattamente la stessa cosa, i danni economici che provocò furono molto notevoli e in realtà la situazione poi medica era molto contenuta, era poca, diciamo, in proporzione. Quindi i media appena vengono a conoscenza di questi fatti lo divulgano, è poi il loro mestiere, insomma. Allora si tratta di far capire come stanno realmente le cose, mai dire bugie al pubblico, perché questo viene punito severamente dal pubblico stesso, quindi dire la verità. E perché la verità, per quanto cruda sia, va detta, va fatta capire, e quindi dire come stanno le cose in maniera onesta e come ci si deve comportare in maniera chiara e univoca. Quindi valutare i rischi e comunicare il rischio in maniera corretta. Questo, secondo me, è la strada per seguire. Ecco, professore, prima del suo intervento stavamo ragionando sul fatto che il nostro paese, così tradizionalmente attento a tutto quello che riguarda l'alimentazione, sia per quanto riguarda la qualità che la sicurezza, diciamo, in genere è esente da queste situazioni che nascono sempre in altri paesi. Però quanto è frustrante essere comunque esposti a dei rischi, perché ormai si vive in un mondo globale per cui diciamo, essere completamente al sicuro è difficile. Certo,
Certo, infatti la globalizzazione, lei pensi solo ai trasporti, alle derrate alimentari che arrivano da tutte le parti, quindi ai passeggeri che si muovono a milioni ogni giorno, cioè di fatto la globalizzazione ormai è totale, quindi nessun paese è esente, quindi tutti i paesi devono investire nella sanità pubblica, nella salute pubblica. Il messaggio molto chiaro è che la salute pubblica è ancora una cenerentola negli investimenti della sanità, sia in Europa, sia nel mondo, sia in Italia. Ecco, quindi la prima lezione è: dobbiamo capire che la salute pubblica merita più attenzione, più investimenti, più sforzi. Detto questo, ci vuole una vigilanza collaborativa, cioè una collaborazione dei paesi, cosa che ci fu all'epoca della SARS, per esempio, anche della viaria dopo, abbastanza buona ma non certo ottimale, in una collaborazione perché tutti i paesi facciano il loro dovere, cioè facciano quello che va fatto. Vi ricordo che all'epoca, per esempio, la Cina non controllava i passeggeri in uscita, che si uscivano con la febbre, salivano sugli aerei, sbarcavano a Fiumicino e si rischiava che portassero con sé il virus. Ecco, in questo caso dell'escherichia poi il discorso è che, come tutti sanno, l'escherichia è saprofita, è un germe che vive abitualmente nell'ambiente, soprattutto nell'intestino, ma non solo, che spesso va incontro a delle varianti, produce delle varianti, e queste varianti a volte sono abbastanza pericolose. Ricordo che ad esempio quest'inverno in Italia ci fu una variante, soprattutto nei bambini, che provocava pesanti, gravi diarree e con perdita di peso, quindi con preoccupanti, a volte preoccupanti situazioni. Poi la cosa si spegne e soprattutto bisogna capire che bisogna ricorrere all'igiene personale. In Italia, come nel resto del mondo, ci si lava poco le mani, ad esempio, in alcuni ambienti, e quindi questo va fatto capire. Bisogna fare un marketing sociale molto pesante per far capire che senza la pulizia, senza l'igiene, si rischia grosso. Ecco. Poi di non usare antibiotici a sproposito, cosa che accade ancora. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un'ottima campagna per far capire che non bisogna andare subito all'antibiotico, perché addirittura in questo caso l'antibiotico è nocivo, non solo non risolve perché il germe è resistente, ma è nocivo perché distrugge la flora intestinale, che è quella che contiene la crescita illimitata di questo germe. Quindi c'è da fare un'educazione sanitaria, oltre che un investimento maggiore nella salute pubblica, che secondo me queste lezioni dovrebbero farci imparare. Ecco, professore, nel corso degli anni si è assistito più e più volte, probabilmente anche in maniera abbastanza ciclica, ad epidemie di questo tipo. Lei ha citato per esempio la SARS, la viaria, ma anche lo scorso anno abbiamo assistito più o meno alla stessa vicenda, quando si parlava di una pandemia che potesse essere addirittura mondiale. Certo. Ecco, in che modo si può... ci si può difendere da quelle che vengono poi alla fine definite come pandemie, e soprattutto, secondo lei, a livello mediatico vengono gestite nella maniera corretta, ossia quell'allarmismo che poi nasce a seguito delle varie informazioni che arrivano, a volte anche non del tutto poi fondate, sono giuste? Ma guardi, come dicevo prima, i media fanno il loro mestiere, quindi quando hanno le notizie le lanciano, è illusorio pensare di cambiare il mondo o di drizzare le gambe dei cani, insomma non si riesce. Però quello che manca è una forte educazione sanitaria, cioè quella che io definivo prima il marketing sociale, cioè di far capire alla gente come stanno davvero le cose. Perché è vero che se il giornale scrive o la televisione o la radio mettono in allarme, la gente si allarma, è ovvio. Ma se c'è una voce autorevole, in questo caso istituzionale, che spiega le cose, come stanno, e ha la fiducia della popolazione, perché è chiaro che se si pensa che le notizie vengono nascoste, come si pensava all'epoca, certo, è ovvio che casca tutto questo castello.
Ma se si riesce ad ottenere la fiducia con una serie di comunicazioni adeguate a vari livelli, ripetute, allora a questo punto si neutralizza un po' questo, cioè si spegne questo allarmismo. Certo. Un po' di allarme si genera comunque, quindi certo, la gente è preoccupata, è chiaro. Però proprio per evitare i danni ai commerci che citava prima lei, bisogna che ci sia una forte comunicazione istituzionale. Anche qui, diciamo, siamo tutti molto deboli, perché la comunicazione istituzionale è molto molto debole e la voce dell'istituzione non si sente. Ecco. Professore, in conclusione, se dovessimo dire qualcosa ai nostri radioascoltatori in merito alle loro abitudini alimentari, e quindi se a questo punto sia giusto o no magari andare a cambiarle in virtù anche delle varie notizie che si susseguono, quindi parlo ovviamente del settore ortofrutticolo e adesso anche della carne, che cosa potremmo dire? Guardi, al momento in Italia in particolare non c'è nessun elemento che giustifichi questo, quindi io direi che proprio non è giustificato il cambiare, perché c'è questo allarme. L'allarme c'è in questo momento in Germania. La Germania, con l'aiuto di tutti, dovrebbe intensificare la sua indagine epidemiologica per evitare che ci sia l'allargamento agli altri paesi di questa infezione, e quindi tutti sono impegnati ovviamente perché questo accada. Ma finché questo è così contenuto, finché questa infezione è contenuta in quegli ambiti, in Germania, io non vedo perché oggi dobbiamo privarci del piacere di mangiare l'insalata, un cetriolo, il pomodoro, insomma. Beh, mi sembra eccessivo, francamente. Bene, professore, noi la ringraziamo davvero molto di questo intervento. Arrivederci, professore. E buon lavoro, buon lavoro. A lei, a loro, arrivederci. Al professor Girolamo Sirchi, ex ministro della Salute. Antonio, noi ci fermiamo? Certo.